Al Cinema Pacifico di Sulmona si è tenuto un convegno sulla prevenzione del tumore. In occasione del premio Sandro De Pampilis, la sezione AVIS di Sulmona ha inteso organizzare l'evento. Hanno tenuto relazione alcuni medici dell'ospedale di Sulmona, Marco Gabrielli del centro trasfusionale, Paola Tataseo, biologa, Gian Vincenzo D'Andrea, presidente dell'associazione Amici della Fondazione ISAL contro il dolore, presente l'assessore comunale Manuela Cozzi ed il presidente della sezione AVIS Gino Bianchi. Ha condotto il pomeriggio informativo Fiorenza Quadraro. Diciamo subito che, vuoi per il caldo eccessivo del pomeriggio, vuoi per la concomitanza di altri eventi, solo poche decine di persone erano presenti in sala. Il dottor Marco Gabrielli ha lamentato la carenza di donazioni in tutta Italia, anche se a Sulmona, con notevole impegno, la situazione non è drammatica. Comunque l'allarme c'è, ha detto Gabrielli. La dottoressa Paola Tatasè ha illustrato i modi e le attività necessarie per la prevenzione del tumore, mentre il dottor Gian Vincenzo D'Andrea ha illustrato le modalità di combattere il dolore cronico che insorge anche e soprattutto in concomitanza di neoplasie. Il convegno ha una funzione informativa importante, non può essere sottovalutato o disertato. Riteniamo che sarebbe il caso di riproporlo in momenti migliori.